che è caduto nel discorso, un libro che è un classico, perché è stato il libro seminale della letteratura romantica, che è il viaggio intorno alla mia stanza, perché che tra l'altro ho riletto in questi giorni, perché casi della vita proprio, uno non sente parlare di un libro a 40 anni, lo legge, va a presentare il suo libro e sente parlare. Xavier Demetre è stato un grandissimo scrittore, era quello che si chiamava uno scrittore di culto per i romantici, lo leggevano un po' tutti, il nostro Leopardi, i romantici francesi ovviamente, ma è stato un uomo avventurosissimo, perché era un cadetto di una famiglia nobile ed era a un certo punto dopo la rivoluzione francese, insomma, come tanti militari di professione, offrì la sua spada allo zar, andò a combattere e partecipò a moltissime battaglie, e tra l'altro ha scritto delle cose bellissime, dei racconti avventurosi ambientati in Russia, tipo I prigionieri del Caucaso, che sono stupendi. Però è diventato famoso appunto perché, dato che era un nobile, era una persona fiera, ed eravamo nel 1790 circa, aveva la tendenza a sfidare a duello qualunque collega ufficiale a Torino gli desse fastidio. Lui è uno scrittore della letteratura francese, ma è un torinese, insomma, un savoiardo. E per 42 giorni lo rinchiudo in una fortezza, perché aveva sfidato tutto il reggimento, aveva così grande il senso dell'onore. Aveva un fratello maggiore che era famosissimo, Joseph. Perché famosissimo? Perché era proprio il pensatore di destra, diciamo, reazionario più famoso d'Europa, quello che a scuola, quando studiava il Risorgimento, il Congresso di Vienna, era considerato proprio reazionario, fascistone, come potremmo dire oggi, una categoria del tutto. E questo ragazzo geniale, costretto a stare 42 giorni a casa sua, che non era proprio la prigione di Giuliano Assange, era una signora stanza con l'attendente, e dice: io, si può viaggiare dovunque. Sale sulla sua poltrona, questa è la cosa bellissima, perché la sua abito da viaggio e la vestaglia e la sua... Io quando lessi questa cosa da giovane mi ricordo che rimasi, perché si chiamava viaggio, no? Allora, cioè, che vuol dire viaggiare in una stanza? Vuol dire rendere l'infinito attraverso il finito, cioè in realtà dal letto al tavolo c'è un mondo, e lui ce lo dimostra, perché passa davanti al ritratto di una donna che ama e sta lì, poi allora chiama, lo pulisce, gli sembra di parlare, poi c'è il cagnolino che gli tira la vestaglia, allora c'è la storia di questo, insomma è un libro appassionante fatto di niente. Questo per dire quanto una lettura fatta da giovane, così probabilmente attratto dal titolo, attratto dal fatto che significa viaggio intorno alla mia stanza, è la tipica cosa che mi ha sempre attratto, e è un po' quello che poi accade in un'epoca della vita dove in qualche maniera, anche se io non mi sento particolarmente vecchio, però è come se la capacità di viaggiare, di conoscere il mondo, non è una capacità astratta come quella di conoscere la matematica o la storia, è una capacità che ha a che fare con il nostro corpo, col suo livello di resistenza, con la sua capacità di, col suo sistema immunitario addirittura, direi. Quindi quando parliamo di queste cose, è sì un genere letterario il libro di viaggio, è sì una grande istituzione culturale, ma anche qualche cosa che ha a vedere con il nostro invecchiare,
anche se è un invecchiare totalmente soggettivo. Poche settimane fa ho conosciuto a Milano Christoph Franz Mayer, che è uno dei grandi scrittori di viaggio del nostro tempo, un autore di libri pazzeschi come L'Atlante di un uomo inquieto, poi che a 75 anni stava andando a scalare un passo in Tibet a 6.000 metri perché voleva vedere un convento buddista chiuso in Tibet per la stagione, lo voleva vedere con la neve. E quindi e cercavo quasi di sminuirla ai miei occhi, dicevo ma tu fumi? No, non fumare, ma bevi? No, poco, un po' di tè, cioè era una persona perfetta, una statua greca, la moglie, un'altra austriaca, proprio che non aveva un grammo di più, sembrava scolpita nella plastilina. Tranquilli a un'età dove io, per esempio, avendo molti meno anni di loro, ad esempio, sento questa cosa e questa cosa è stata anche potenziata in me, e arrivo proprio all'epoca in cui ho scritto il libro, dal Covid, anche se non parlo del Covid direttamente nel mio libro perché è ambientato 10 anni fa. È una premessa psicologica importantissima, cioè il fatto che poi una sensazione di restringimento della mia raggio, della mia portata, è coinciso poi con un restringimento globale, universale della portata. Questo nella vita capita rarissimamente che il mondo fa eco a una nostra condizione, cioè avevo un po' decretato una specie di lockdown mio personale, non sanitario, perché appunto io sono stato, ne abbiamo parlato con Marco in quella conversazione, ho avuto la fortuna, l'avventura di andare molto lontano, sia culturalmente che proprio geograficamente, e di tornare vivo, perché poi il gioco sta non solo nell'andare ma nel tornare. Nel concetto di viaggio ci sono queste due cose messe con il biglietto, andata e ritorno, no? E quindi per me il viaggio è sempre qualcosa che ti riporta alla porta di casa tua, perché altrimenti è un'altra cosa, una catastrofe, un andare a sbattere, un appuntamento col fato, e non ha a che fare con il viaggio. Quello, quando uno dice una cosa incidente in via, vuol dire che tu sei andato verso il tuo fatto, sei partito e non sei tornato. Nel concetto di viaggio c'è un ritorno. E mi ricordo, questo è stato proprio il tema della mia giovinezza, proprio perché mi ricordo proprio delle cose che io vivevo, non vivevo se non andavo, perché ho sempre avuto un interesse poi per l'arte, vedere le cose. Infatti il titolo bellissimo di questa intervista che ha dato Serra è, secondo me, stupendo: il senso dello scrittore per il nomadismo, che a lui si attaglia perfettamente. Come vedete, è nomade anche nel parlare, perché viene fuori la sua anima critica. Lui è un grande critico e quindi parla piuttosto del libro di un altro che del suo, ma va benissimo, perché tanto qui siamo qui per conoscere lui. Poi il libro uno se lo legge, no? Questo è un po' schivo evidentemente, però intanto ci ha fatto conoscere lo scrittore di Un viaggio intorno alla stanza. Il direttore ha lanciato in là e lui ce l'ha poi delineato. Allora, soltanto volevo tornare su quello che diceva adesso il Emanuele Trevi, cioè il desiderio di toccare con mano, cioè di passare dalla teoria al tattile o al visivo, all'uditivo, cioè quindi vedere l'originale anziché limitarsi, come si faceva spesso sui libri di storia dell'arte, a raccontare, poi a ripetere poi al professore quello che non avevamo visto, ma soltanto quello che avevamo, come dire, letto. Scusate, una parentesi: Turing Club inventò le gite scolastiche 100 anni fa con la stessa motivazione, cioè ma perché parlare di cose che non abbiamo visto? E portarono i primi studenti, 1920 circa, a vedere l'abbazia di Chiaravalle, che era una bellissima abbazia che adesso quasi a Milano, prima era probabilmente fuori. E da lì poi è cominciato. Questo è il centro. Questo è il centro. Ma da allora ovviamente hanno fatto gite scolastiche in tutti i licei d'Italia, almeno, anche
anche senza contestare, per motivi burocratici e d'altro tipo. La cosa qui mi ha portato nella vita non a un impoverimento, questo è dovuto al fatto proprio degli studi che comprende rispetto a qualunque altro tipo di formazione, di studio umanistico che si può fare immaginando una figura che sta a leggere, si informa del mondo, cioè se io sono uno storico non devo prendere la macchina del tempo per andare a vedere la guerra dei 30 anni, sarebbe insensato, anzi capirei di meno probabilmente se esistesse la macchina del tempo. Invece la storia dell'arte era una cosa che ho studiato all'università, erano fondate sul fatto che non puoi vedere, che ne so, una cosa sul libro, perché l'arte è fondata sull'aura, sull'unicità. L'arte è quello, anzi l'arte rispetto alla riproduzione, è pazzesco, perché l'arte è quello che non c'è nella riproduzione, è proprio quella cosa lì. Quindi quando tu vedi una cosa e quindi c'è un dislocamento nello spazio, è andare là, raggiungere, e in un'epoca in cui ancora come tutti i giorni mi sentivo onnipotente, no? Poi ho registrato questa cosa piano piano, ho registrato una certa... che cosa significa invecchiare poi? Significa che semplicemente è anche una sensazione dolce, che il mondo riacquista la sua verità di cosa più forte di te, cioè semplicemente si assesta un peso che è quello suo, quindi non è un dramma per me. Ma tutto questo era per arrivare alla cosa, io non è che posso promuovere il mio rito, però posso parlare di quello che di quello di cui è frutto, cioè è frutto del fatto che poi in quel periodo dove nemmeno una cosa che io faccio ogni anno proprio come rito che andare in Grecia, perché per me la Grecia e l'India sono come due patri immaginari, due luoghi in cui, però appunto l'India l'avevo abbastanza escluso dal mio orizzonte, e un anno mi ricordo che temendo una epidemia lì e quindi un lockdown in un'isola greca, saltai anche questa abitudine che ho, e quindi ero arrivato al punto più come, e questo mi interessava molto perché non era una scelta mia, era tutto il mondo che era immobilizzato, e questo mi ha creato un ritorno appunto a quella grande invenzione di Demeter, cioè non esiste, cioè l'India, l'Asia, quello che vuoi, che sono state per me le due parole che mi hanno più guidato, no? Cioè, la parola Asia mi ha proprio condizionato l'esistenza, per me è una cosa di ricavabile in spazi consueti. In questo periodo ad esempio sono molto attirato da vabbè, adesso poi entriamo pure nell'autobiografia, non so, però faccio una cosa che mi piace moltissimo, che è un hobby che consiglio a tutti. Prendo avete presente quando c'erano, io li colleziono, li cerco nella spazzatura addirittura, adesso sono sti maledetti navigatori, ma c'era tutto città con le pagine gialle, che è una delle cose più belle che sia mai. E allora io prendo, che ne so, tavola 37, C4 e vado a esplorare tutte le strade di quel riquadro e trovo una gratificazione uguale, cioè torno a casa pieno come con l'idea che appunto quando riarrivo a casa ho compiuto un viaggio, sono dei viaggi che mi portano tantissime cose che sono dovute al fatto che il restringimento di orizzonte personale ha allargato moltissimo per me gli spazi del mondo. Sono certe volte dico, vado a vedere bene, io abito ai Parioli, dico vado a vedere bene piazza del Mago. La casa del Mago. Quella cosa lì, poi ha fatto quella cosa lì, perché chiaramente in quella maniera diventa una versione felice del paradosso di Achille e della tartaruga che studiavamo a scuola, cioè in realtà in un certo senso logico Achille non può raggiungere la tartaruga perché lo spazio è infinitamente divisibile, quindi lo spazio è una specie di crepaccio di infiniti, non si finisce mai, non posso in realtà logicamente toccare
arrivare a toccare mano, anche se mi precede di pochi centimetri, perché in realtà se analizziamo logicamente non esiste. In tutto questo si sono aperte per me delle straordinarie orizzonti proprio di cose interessanti, perché al di là del gioco del tutto città, che comunque per me è un gioco straordinariamente gratificante, soprattutto in certe condizioni di luce a Roma e di tranquillità, quali possono essere le ore di pomeriggio del sabato dopo pranzo, quando la città sembra un po' addormentata, e andare a vedere, che ne so, 12 CO, tra l'altro evitando un po' il centro, viene bene, cioè dove proprio non c'è nulla da vedere, io trovo delle cose. Continuo mi Turing potrebbe metterla in produzione, sì, questo gioco, no? A questo punto è più comodo. È bellissimo, perché sono delle posti straordinari. Per esempio, l'altro giorno ho esplorato, come dirvi, il retro del Policlinico, cioè dove sta l'istituto dentario, l'Istman, no? C'è tutto un quartiere dietro. E poi ho ascoltato una persona, un mio amico che ci abita, si è ancora offeso, ho detto, ma come c'è tutto un quartiere? Cioè, no, ci abito da 30 anni. Però per il romano, perché il romano vivrebbe recintato dentro il chilometro quadrato, cioè io diciamo... Adesso Marco mi ha detto, facciamo una cosa a Piazza Santi Apostoli, la prima cosa che gli ho detto, oddio, Piazza Santi Apostoli, perché uno ha la sensazione che... E questa cosa la dico perché, dato che Roma è sempre stato, ho scritto tanti libri su Roma, tante ambientazioni romane, mi piace descriverla, eccetera, tutte queste cose che raccontavo, che sono invecchiamento, Covid, Xavier Demetre, la riscoperta di questo libro meraviglioso, che appunto... ve lo consiglio, l'economica Feltrinelli, proprio da pochi giorni ha fatto una riedizione con una traduzione straordinaria di Donata Feroldi, che è una delle grandi traduttrici italiane, e accompagnato da un supplemento che è meno famoso, che si chiama Spedizione notturna intorno alla mia stanza, che scrisse molto dopo ed ebbe meno successo. E il fratello, il conservatore, gli disse: non lo fare perché i sequel non vanno bene. Pensa quanto ci aveva ragione. Ha detto: t'è andata bene una volta, che vai a rifare la stessa cosa. Lui, sciocco per pagare dei debiti, perché aveva un sacco di amanti, eccetera. Noi scrittori spesso ci facciamo indurre a scrivere libri per motivi estranei alla letteratura. A me piacerebbe avere dei miei amanti, ma non ho una vita molto più tranquilla. Però ecco, tutto questo convergere di cose mi porta a dire che più piccolo è lo spazio e soprattutto più legato all'abitudine, più a partire da un certo punto della propria esistenza, quella cosa di Achille e la tartaruga diventa vera, diventa come... in generale tutti i paradossi, quando sei giovane leggi, che ne so, quei libri che leggevamo a giovane, 101 storie zen, eccetera, dici ah bello, ma non è stronzata, insomma. E invece sono così le cose, sono il piccolo diventa enorme, e quindi penso che sia un'altra maniera di abitare il mondo che però non possa essere disgiunta dalla nozione di viaggio, cioè quello che si impara sulle strade del mondo in fondo è legato al lontano e al vicino in una relazione, in un'armonia molto più profonda di quello che può sembrare. L'idea di totalità quasi indifferenziata che invece per necessità danno le guide turistiche, no? Le guide turistiche presuppongono... Questa io ti ho visto, avevi 16 anni lì in quella visita al Capitello Corinzio, dici un po'. Quello è stato proprio per me il viaggio inaugurale, nel senso che poi la cosa più stupida che fa un ragazzo di 16 anni è pensare che a Corinto c'erano i migliori, e quindi che Capitello Corinzio allora era lì.
qua Gregor, cioè alla parte archeologica dei Musei Capitolini, vedi quello perfetto. Quindi. Però poi è stata una cosa bellissima perché avevo questa amica, ma avevamo proprio 16 anni. In quei tempi devo dire che il mondo era più buono, quindi magari facevamo delle cose che oggi. Per cui avevo un'amica che era una mia complice, non so chi corrompeva l'altro, però a un certo punto ci viene in mente di andare in Grecia e dicemmo ai nostri genitori che andavamo a un campeggio della scuola, una cosa assicurante in Puglia. Poi cancellammo, perché eravamo figli di dipendenti statali, avevamo una specie di tessera che non era proprio quella, la carta d'identità, aveva un colore azzurro. E cancellammo non valida per l'espatrio, è prescritto anche per me. Poi avevamo fatto un buco, lo coprimmo, ma c'era un tale disordine in quell'epoca, perché nel 1980, figurati, era l'estate, le cose in Italia successero, la strage di Bologna, quella di Ustica, cioè era un mondo a ramengo, diciamo. Quindi due ragazzini che poi andavano in Grecia, che corse che era, ci disse andare al diavolo. E quindi ci trovammo al parcheggio degli autobus di Corriere, perché pensavamo di entrare in una cartolina, no? Cioè pensavo di entrare nell'Accademia di Platone di Raffaello, perché l'autobus si ferma in un povero, eravamo proprio piccoli, si ferma in questo enorme. Poi nemmeno come quegli americani con le pensiline, cioè parcheggio per motorizzato. Ma un posto in Grecia, i greci dove certo. Qualunque cosa piana per un greco può essere un parcheggio, no? Questo che non abbia buche o montagne, è un parcheggio. E quella fu una sensazione bellissima, cioè rivelatrice, eravamo disperati che non sapevamo nemmeno dove dormire, eravamo proprio ai margini di una strada di notte senza sapere una lingua, senza fare. Però. Lì è chiaro che poi cioè è una cosa diversa, perché io devo dire ho avuto una vocazione molto precoce, nel senso che già a quell'età io volevo fare lo storico dell'arte, per cui era una cosa abbastanza rara. Andavo a vedere a Roma, c'erano le nuove grandi mostre, la Granza d'Avanguardia, Achille Bonitolino aveva creato, c'erano delle gallerie pazzesche sul contemporaneo, però mi interessava anche l'antico, quindi avevo questa cosa qui. E quella fu una cosa, perché poi comunque ragazzini incapaci, scappati di casa, eccetera, però poi avevamo la tenacia per andare a vedere il teatro di Pitagoro. Ancora adesso mi ricordo, perché quelle sono state le prime cose che ho visto veramente. Cioè io adesso lavoro in teatro, no? Andare ai Pitagoro e vedere veramente che là le guide fanno sempre quella cosa della monetina, credo che la facciano anche oggi perché è incredibile, cioè tu senti il rumore, là c'erano le dracme che erano leggerissime e sentivi proprio, cioè un miracolo acustico che, ma nemmeno con l'elettronica più sofisticata, o il museo archeologico di Atene, che tra l'altro, questo è un altro mio grande motivo polemico, è uno dei posti più belli del mondo, perché un museo normale come si sono costruiti fino agli anni 60. Poi il patrimonio archeologico purtroppo oggi è finito in mano delle archistar e quindi è diventato più che devi andare a vedere la vanità di questa gente che le cose che custodiscono, come si vede della sostituzione di una bellissima teca dell'Arapacis anni 30, era un capolavoro del modernismo italiano, sostituita da sta porcheria che ha fatto Maier, questo muro che copre la facciata di due chiese barocche, in cui il contenuto è deprezzato addirittura sul continente, addirittura in casi come poi la Rapace, diciamo, non è la cosa più bella dell'arte romana, però il tipo di museo che per me rappresenta proprio la cosa ottimale è quel museo anonimo, vecchio stampo, anche un pochino
diluto magari come il Museo Archeologico di Atene, perché chiaramente poi il discopolo di Mirone e cioè vengono fuori nelle condizioni migliori, cioè ce lo devi nel giardino di casa meglio di così, insomma. Mentre invece questo incubo di Murakur, questo bianco accecante da tutte le parti, quello che succede oggi mi sembra molto, molto negativo. Io non amo nessuno di questi musei moderni, devo dire, non ho visti tanti, mi sembrano sì un'attrazione turistica, ma anche purtroppo, questo lo devo dire su un altro posto, ma fermatemi se mi dilungo, perché io purti non parlare di lui. Un altro posto meraviglioso, così devo dire che per la mia vita è stato importantissimo e oggi non potrebbe esserlo, che poi facendo il dottorato a Parigi ho avuto la fortuna di conoscere Parigi in una situazione ancora oggi inimmaginabile, in cui pomeriggio il Louvre era deserto, aveva tantissime entrate perché si poteva entrare da tutti i vari pavilion che sono quelle appendici della... Poi Mitterrand, per dimostrare che era di Francia, fece costruire un'orrenda piramide stuprando un cortile costruito da Gian Lorenzo Bernini, non da carpentiere della porta accanto, con quella orrenda piramide, ha creato quella specie di aeroporto 2 dentro un e ha reso invisibile un patrimonio come il Louvre, perché io praticamente mi rifiuto di andare lì, io ho gli Uffizi eccetera, non perché forse c'è un solo giorno dove si possono visitare, che il primo sabato e domenica del mese, perché è gratis, perché quindi perlomeno tu hai l'idea di stare come in una strada, scorri, non hai sbarramenti e vai, se no sono dei posti che sono come perduti per l'umanità, però ce ne sono tantissimi altri piccoli. Adesso non mi voglio paragonare a Goethe, non voglio fare finta che faccio come non mi trovo. Però oggettivamente adesso l'ho confidato a Marco, ma senza nessuna antipatia per gli americani, voglio dire, ho confidato questa cosa a Marco, probabilmente adesso me l'ero dimenticato. È confidato, è mia intervista, ma non mi ha chiamato Joe Biden, non ho offeso. Non io la penso come te. Sono stato per lavoro un po' di volte, ho avuto una esperienza anche molto forte, perché avevo preso nel 2001 un impegno di lavoro con la Columbia University e a settembre 2001, quindi pensavo che fosse stato rimandato, insomma, questo che devo fare. No, perché il passaggio dice: chi ama la Grecia ama l'India e viceversa, questo è certo. Poi ci sono posti che non ti parlano. Gli Stati Uniti, ad esempio, potrei aggiungere New York, e poi però tu attacchi dicendo che di quella città, invece di ricordarti i grattacieli e le cose eccetera, ti ricordi Rembrandt alla Frigo. Ah, perché la Frigo sì, perché io sono malato di questo, cioè come uno che è chiaro, se vai a New York vai alla Frigo tutti vanno a vedere il cavaliere di adesso, è un quadro meraviglioso, è quel cavaliere, no, questa che sembra proprio che si porta la morte a prezzo, è una cosa del... che tra l'altro vidi la prima volta appunto pochi giorni dopo l'11 settembre, perché loro mi dissero: no, vieni a insegnare perché ci serve di riprendere. Quindi fu incredibile, una settimana dopo ero là a fare un corso su Primo Levi e Giorgio Bassani, figuriamoci con l'Apocalisse, perché poi dopo gli aerei ci fu la paura terribile dell'antrace, quindi stavamo tutti, senza sapere nemmeno cos'era, avevamo tutti paura di questa minaccia e quello per me è stata un'esperienza indimenticabile, perché ho parlato con tanta gente, andai a vedere questa montagna di rovine, che là è iniziato un po' il mondo, poi ad andare ad Amengo, come vediamo oggi, insomma, quello... c'è un prima e un dopo, e chiaramente nessuno può negare che sia quello. E l'idea di perché non ti parla un posto è molto più complicata di quello perché ti
citarla, no? Cioè in fondo anche gli americani sono dei grandi politeisti in qualche maniera, perché hanno un immaginario ricco di presenze, gli scrittori americani sono nella forma, nel sangue di chiunque scriva, insomma. E evidentemente appena si rivarca una confine, che è quello dell'America centrale, ti risente. Ma questa è una cosa che ho condiviso con molte persone, è come se il sud nel tutto il mondo fosse uguale. Io sono da bambino, ero in Calabria, vado, che ne so, vedo la prima cosa che vedo là, cioè il Madagascar o lo Sri Lanka o la Patagonia, cioè le vecchie stanno sedute fuori casa nella stessa maniera, cioè si ha l'idea di un posto, anzi con delle sostituzioni che sono molto facili, nel senso che dato che la Calabria, dove sono stato bambino, è un posto completamente devastato, io vado in Grecia per riavere la sensazione dei rumori, quelle cose, perché la Grecia è rimasta come quando ero bambino, fondamentalmente, tra gli alcuni luoghi particolarmente sfruttati. E mentre il nord è un po', il nord è più differenziato del sud. C'è una realtà scandinava, russa, nordamericana, canadese, e evidentemente sono la parte di mondo in cui mi sento a casa è quella dalla quale provengo. Poi è affascinante il grande nord, no? Anche quella idea, vai in città come Berlino, come Copenaghen, quel mondo lì, no? Ti senti. Noi siamo un po' come un'umanità che vive alla periferia di quelle grandi città. Quindi le vede come qualcosa di mitologico e di estraneo. La prima, perché questa è una trascrizione di quello che lui ha detto, io non ho aggiunto nulla, l'ho sbobinato e l'ho trascritto. A un certo punto parliamo di turismo e lui dice che c'è un modo, se lo si vuole, di vivere i posti anche più affollati, come se fossimo prima delle invasioni turistiche. Venezia di notte a novembre è ancora quella di Casanova. A Capri ci si può nascondere dalla folla, basta conoscere bene l'isola. Questo è il punto. Viaggiare mi ha fatto capire che sta a me smontare il giocattolo, godere di una percezione ingenua. Io trovo questo una, come dire, un'indicazione molto importante. È come il reddito del policlinico. Esatto, e dopodiché l'articolo mi pare, ecco, si chiude, perché a questo punto glielo dovevo chiedere, visto che mi ha fatto viaggiare per un'ora e mezza in questo ipertesto che è stata l'intervista. Come ti piace spostarti? Treno, aereo, auto, moto, nave, autostop, a piedi? Treno tutta la vita. Io amo scrivere in treno, vorrei fare una convenzione con Trenitalia, dato che per mia abitudine scrivo al massimo 3 ore al giorno. Mi basterebbe fare ogni giorno Roma, Firenze, Roma, viaggiare e al contempo scrivere, in pratica la mia vita. Ecco, questo chiude, ma credo che molti apprezzeranno l'idea del treno, perché oggi il treno è uno dei mezzi migliori, però tu non hai viaggiato solo in treno, ovviamente non sarebbe stato possibile. In questo momento il treno è il tuo preferito, ovviamente, però si chiude così, quindi con i mezzi di trasporto. Io direi, se volete, se c'è qualche domanda che volete fare a Emanuele, ci abbiamo ancora qualche minuto, ce l'abbiamo, no? Visto magari se ti è venuta qualche curiosità. Ecco, prego. Volevo chiedere a Emanuele Trevi. Si alzi pure, tanto. Lei ha amato moltissimo uno scrittore che io ho ricordato qualche giorno fa presentando un libro sul Capri, che è Tutu da Capri. E Tutu scrisse questo libro meraviglioso, Ultimi viaggi nell'Italia per tutti. E tra l'altro ricordo anche un video molto bello, fatto da Serafino Amato, certo. C'era lei e Dudu a casa di Capri. E Dudu dice una cosa molto, molto bella che mi ha sempre colpito, che la sua generazione, quella della Capri, ha visto un'Italia che noi non abbiamo più visto, che non potremo mai più vedere.
tra cui anche quell'idea di fare di scrivere Ultimi viaggi dell'Impero del Nord. Ma questa Italia è veramente così perduta per lei? Grazie. Allora, la ringrazio di questa domanda, perché questo, intanto io ho avuto il dono nella vita di essere stato molto amico di Raffaele La Capria, è come se mi avesse lasciato in eredità delle cose, perché l'eredità non è il possesso, quindi io quel golfo, ma non solo Capri, chiaramente Capri è l'epicentro di un sistema affettivo che riguarda Positano, Punta Campanella, Procida di Enza Morante, insomma è qualcosa che io come se l'avesse lasciata ai suoi amici, perché ce l'ha resa disponibile. E proprio l'altro scorso autunno, no, insomma recentemente, proprio per farle, un altro grande amico di La Capria, che poi adesso le ceneri sono là in quel cimitero, forse il cimitero più bello del mondo, eravamo lì per un lavoro e la domenica di tardo settembre era in realtà insopportabile, perché cosa fanno? Scaricano gente da Napoli, perché fino alle 5 non si può vivere, se non il fatto che noi, che abbiamo avuto questa eredità, sappiamo i posti dove non ci sta nessuno, però i posti dove ci sta nessuno ci riducono alla dimensione delle capre, perché devi andare bello su. Quando grazie.